nel debello civile. Altra sconfitta pure questa, perché non sono stati i repubblicani a vincere, non sono stati Cassio e Bruto, sono stati gli altri, i cesariani, che hanno soffocato la Repubblica Romana. Ecco, allora anche imparare da queste sconfitte può essere molto importante, avere quella che il mio grande amico e maestro Christopher Hill chiamava l'esperienza della sconfitta, però usandola per andare avanti, per non smettere di resistere mai. Questo mi sembra il punto di fondo. Lo stesso vale per la tolleranza. Siamo tolleranti non nel senso del disdegno, ma nel senso che vogliamo talvolta apprendere da quelli che sono i nostri avversari. Io devo dire che ho appreso leggendo, essendo diciamo gauchiste di origine, ho appreso leggendo molte cose, leggendo Dieu la Rochelle per esempio, o leggendo Ezra Pound, che non sono esattamente due modelli di sinistra, tanto per intenderci, visto che uno è stato spinto al suicidio e l'altro è stato a lungo detenuto come matto per non essere fucilato come traditore, per i suoi discorsi alla radio di Roma. Allora si impara in questo senso dagli avversari, anche dagli avversari che tante volte possono darci un senso di repulsione. Prima citavo l'atteggiamento di alcuni grandi intellettuali americani, in particolare William Faulkner, grande scrittore antirazzista, che però difende alcune delle ragioni dei confederati e in particolare l'esempio del loro coraggio, indipendentemente dalle giustificazioni talvolta molto stantie e pesanti della